Ciao ragazzi e bentornati su Alcazan. Oggi finalmente faremo cose. Come prima cosa ho optato per i Gunpla, cioè il modellismo di Gundam. Esistono diverse scale di questi modellini, c'è la 1-144, la 1-100, la 1-60. Il modello in questione è questo qua, il Gyujon Rebake. È un kit tutto sommato molto carino, mi piace il design, adesso poi lo montiamo e vediamo com'è la resa. Eccolo qui, una volta montato, è un piccolo modellino, è stato anche semplice, facile da montare, non costa nemmeno tanto, mi è piaciuto. La primissima cosa che ho notato in questo design è che il modello presenta quattro braccia. Fools, you face the mightier swordsman in all evil East. You face me, Gilgamesh! Il collegamento con Final Fantasy per me è stato immediato, perché mi ha ricordato un personaggio ricorrente della serie, cioè Gilgamesh appunto, che ha quattro braccia. Il Gunpla in questione ha un fucile, però noi lo toglieremo e lo rimpiazzeremo con delle spade. Dopodiché ad aerografo cercheremo di riprodurre una livrea simile, quindi non rispetterò il colore originale, i cultori della serie non mi impicchino in piazza, però secondo me verrà un lavoro come si deve. Perciò adesso mano all'aerografo e diamoci dentro. Come prima cosa ho smontato l'intero modello, ho infilato ogni pezzo su degli stecchini di legno con l'aiuto di alcune pinzette da elettronica o incastrandoli nei fori di montaggio a seconda dei casi, in modo da non dover toccare il pezzo con le mani e avere più facilità di lavoro. Dopodiché, utilizzando un aerografo con duse da 0,5, ho dato 4 mani leggere di primer color avorio per modellismo. Questo primer nello specifico non lo trovo particolarmente facile da gestire, ma la sua ottima resa mi spinge ogni volta a perdonargli tutto. Adesso che ho steso il primer e che si è asciugato, posso passare finalmente alla fase della colorazione. Per realizzare la livrea simil Gilgamesh ho scelto un rosso naturale opaco, un blu arctic, un alluminio e un oro. Ho steso tutti i colori con diluizione al minimo, perciò ho scelto di utilizzare un aerografo con duse da 0,3 invece di una 0,2. Ho dato maggior prevalenza al rosso, mentre per i dettagli ho utilizzato l'oro e il blu in percentuali decisamente diverse. E devo dire che man mano che verniciavo i pezzi, il buon Gilgamesh mi sembrava sempre più vicino. Ora che ho finito, aspetterò che si asciuga il tutto e poi lo rimonterò. Andiamo a vedere il risultato com'è venuto. Ebbene, anche questo video è giunto alla fine. Iscrivetevi, lasciate un like e un commento qui sotto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!
Gilgamesh fights again!